Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Nazume Eleven Ghost Strikers 2013. E oggi si affronterà la prima sfida contro il team Omega. E stavolta è contro Beta. Aspetta però, questo è la protocollo Omega. E non è 2.0 o 3.0, è solo protocollo Omega. Quindi potrebbe essere che ci sarà una sola partita contro di loro. Il che sarebbe davvero bello. Invece di tre. Perché poi alla fine sono sempre la stessa partita con un capitano diverso e due giocatori diversi. Ah, e se dopo... Non è che dopo ci sta la Zanark Domain? Perché c'è anche la Zanark Domain da affrontare, ho visto. E potrebbe esserci quella. E se c'è la Zanark Domain? Bella non è. Non va affatto bene. Però... Intanto preoccupiamoci di questi, intanto, dai. Oh, guarda qua che giochetto di gambe. Oppla, ehi. Hey. Vabbè. Come l'ho preso bene. Ok. Giustamente, se non passava la palla era normale che non passasse, no? Ok, si è buttato un po'... Era un po' improbabile quel salvataggio lì, però l'ha presa. Ok. Qui danno i comandi loro, è vero. Aspetta un po'. Grande, 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 va bene. Perfetto. Wow. Aspetta un po', che qua non mi piace quello che sta succedendo. Ecco. Ora va bene, ora va meglio. No, che va bene, va meglio. Oh, io. No. Penso che. Uno shoot break possa bastare, dai. Beh, sì, non siamo ancora ai livelli alti qui. Anzi, prima della Zanark Domain dovrebbe esserci un'altra squadra, ora che ci penso. Ah, no, però... No, vorrei tirare con... Con Bailong, ora che ci penso. Dato chi ha quella tecnica che ho scoperto, appunto, nella scorsa partita. La risvegliata. No, porca miseria. Beh, come ti frego subito? È a baletto. Dai, porca miseria, sta partita è tutto quanto uno scontro di elementi, di tecniche. È bella, però... Consumiamo un bel po' di punti, consumiamo. Ok, dovrebbe essere in combo con Shu. Porca miseria. No, come si fa? Ma come si fa? Mannaggia la morte vostra. Eccolo, ok. Mo no però, mo no. No, 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 era perfetto, era. Accidenti. Oh, era perfetto, era. Era perfetto. Oh mio Dio, che succede? Sì, vabbè, se devi fare gol fallo subito. Ecco. Vedi? Accidenti però, quanto mi dispiace. Era lì pronta. Non so che tipo di tecnica sia. Quindi effettivamente le tecniche di spirito combinate ci sono, ma non sono come nel giochi. Nei giochi devi evocare per forza entrambi gli spiriti. Qui no. Sì, andiamo con lo spirito. Ora, questo portiere ancora non può parare con lo spirito, credo. Però adesso lo vediamo. Se ce l'ha... Due punti per una parata con lo spirito dovrebbe averli, ma... Non mi sembra che lui faccia qualcosa di simile. No, infatti no. Lui no.
lui non è in grado. Quindi è gol. Potevo segnargli anche con Pantera delle Nevi, però va bene. Va bene uguale. Ora veramente quello che vorrei fare è segnare con Bailong, con i due spiriti. Mo mi ci ha fatto la bocca prima. Ecco, questo è importante. Oddio, quanto è bello sto spirito. Però ok. Dai, al massimo della potenza. Muda. È inutile. Ha fatto un miracolo, sì. Davvero. Lo credo. Oh, però. Oh, ah. Beh. Andiamo un po' con Devil Burst, perché voglio vedere se riesco a segnargli. In fondo è forte Victor, è molto forte. Però questi punti ce n'ha un bel po', eh. Eh no, invece, no. Sto portiere è una pippa. Per dirlo chiaro e tondo, 3 gol nel giro di pochi minuti. Quanto ci abbiamo messo? È perfetto, sarebbe perfetto. Eccolo. Wow. Perché? Perché ho attivato il burning alla fine e con lo sprint ha raggiunto. Grande Bailong. No, tocca a Bailong. Maledetto. Saito Bainda, sì. Ci pensi a parartelo, tranquillo. Muda. Guarda là. 1, 2, 3. Ehi, parata. Che altro è esplosa, però. Ai, burning è finito. Però potrebbe essere carico Bailong. Sì, potrebbe. No, perché l'ho fatto? Oh. Accidenti, perché l'ho fatto? Sbagliatissimo. No, ma... Ehi. Eccolo qua. Accendi, perché ho fatto la tecnica? Devo farmi rubare palla. Era la cosa migliore. Dai, su. Fammi vedere se ce la fai. Non ce la fa. Questo portiere è ufficialmente una pippa. Oppure siamo noi che siamo troppo forti, cioè. Decidetevi. Mettetevi d'accordo. Ah. Che diavolo. Ah, però. Che vocina, da una vocina stridula. Beta Isatsu, te lo faccio vedere io, Isatsu Shuto. Guarda questo, va. Lo so, è esagerato, però. Dobbiamo impostare dei paletti e far vedere che noi siamo il meglio del meglio. Non abbiamo mai perso una partita. Eh sì. Sul tendine proprio l'ho uccisa. Avrebbero attivato il burning, però non si è consumato, vabbè. Non è che va male, anzi va fin troppo bene, però vorrei segnare con Bailong. Ci ho fatto la bocca prima con quella bella aura di quei due spiriti uniti, pronti per tirare, e invece no! Oh, attenzione. Ah, no. L'ha tolto! Perché l'ha tolto? Ma perché l'ha tolto in 2 secondi? Mannaggia! È durato due secondi soli. Mannaggia, guarda. Ma perché fate queste cose? Kipa sta messo male, Kipa.
Oppla. Oh. Vabbè, dai. Era Tria? Che è Tria? Parla bene. No. Sì, mo ti faccio passare, no? Faccio passare invece, sì. Però ora non puoi tirare. Perché è una buonissima cosa. Quindi male che va, arriva... Vediamo un po' sto fallo. Ma Sonic l'ho attivato, no? Hanno attivato loro. L'avevo attivato io? Non mi sembra. Boh. Però sì, perché a me sta a zero. Boh, non me ne sono accorto. E se l'ho fatto non era intenzionale assolutamente. Ma non mi ricordo il premuto. Vabbè dai. Sì, it's a shoot. Sì. Muda. E pare anche questa, è ovvio, dai, su. Se fa muda. Oh, allora. Ci riproviamo, dov'è? Da qui non mi frega niente, da qui lo faccio. Bello. Sì, ora ho capito ora chi è. Molto bello. Dai. Vai, mandala avanti, dai. Ecco, ora l'ho attivato loro, mo ci... Beh, ma ti uccidono. No! Troppo, correva! Double shot, ok. Beccati su double shot e allora, King Faia. Bello, Non te l'aspettavi, Beta? Ah, potevo anche tirare con Victor, dato che... Da qui, guarda. Vediamo un po' se il portiere è talmente bravo. Ma non credo. Anche se... E questo mo che è? E un po' che roba è quella? Un'altra tecnica? Non lo sapevo. Uria! Vediamo un po'. Insomma, possiamo farne un altro. Non con lui, ovviamente. Non ce la facciamo. Da qui. Con Panza Blizzardo. Vediamo un po' se ce la fa. Dovrebbe farcela. Ora voglio vedere se fa il comando. Ora chiariamo un attimo una cosa. Prima ha fatto 0-3 e ha parato perché il tiro era schifoso, vabbè. E veniva da centrocampo, quindi insomma molto facile da parare per qualsiasi portiere, va bene. Ma ora che ha fatto comando 0-7, non dovrebbe essere più forte la tecnica di parata? Beh, penso di sì, no? Boh. Vediamo. Beh, io paro sicuro. Beh, oramai. Se non l'avete capito ora. Siamo troppo. Boh.
No, dico polo polo falcio col burning, invece no. Intanto aspettavo che si caricasse un po' la barra in alto, ma invece niente. Sì. Beh, era ora, eh. Era ora, 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 ora. Vai. Eccolo. L'altra volta non l'ho usato. Vai, vai così. Eccolo, bello. Fauci giurassiche. Ora mi chiedo, non incontriamo la Chrono Storm qua? Perché in teoria Fei avrebbe il Mixmax con Big alla fine della storia. E Arion con Artù. Però ho visto che in realtà il Mixmax lo fa Bylock con Artù in questo gioco. Il che è una cosa molto strana, a dire il vero. Non so perché. Probabilmente perché Zugliang non c'è in questo gioco e quindi lo fanno fare con Artù. Però boh, non lo so come funzionano qua alcuni personaggi, come vengono scelti, non lo so. Molto, molto strano questo gioco. Così come i tiri a catena sono rotti. Ma sono rotti nel senso che sono rotti, che sono fatti male. Non che sono rotti nel senso che sono super potenti. Che sono fatti male. Vabbè, oramai siamo al 30, da un po' oramai. Ecco, eccolo qua. Che bello. 7-0, ragazzi, mica poco. Posso fare il Mixmax con Giovanna Dark, con Kirino. Cioè, con Gabi. Buono. Ma... ah, perché è cresciuta l'amicizia. Evidentemente se cresce l'amicizia con Fei, posso effettuare nuovi Mixmax, forse. Non lo so. Abbiamo sconfitto il protocollo Omega. Abiti, vestiti, giocatori, uniformi. E quella è l'unica strada che abbiamo? Che fortuna. Controllo, tanta fortuna, no. Ah, bene. Apriamo allora. Andiamo avanti. Oh, la prossima sfida con Goldie. Dobbiamo vincere. Ok, dobbiamo tirare i palloni in porta mentre siamo legati con la corda elastica a un paletto che poi ci tira indietro se siamo poco abili. Bella però questa hosta, Quindi la rendiamo Goldie. Con lei, Victor e Arion potremmo effettuare. Era con Victor o con Riccardo? Il triplo tornado. Tornado di fuoco T. Ho scoperto che in realtà basterebbero anche Arion, Victor e Bylong. Quindi o rimetto Arion oppure metto Goldie, che è meglio. Però dovrebbe stare centrocampo almeno. Comunque sia, qualcosa mi invento, dai. Aspetta, perché qua vedo cose, non posso lasciarle. No, non voglio fare nulla. Lì abbiamo Sor, sicuramente. Aspetta, eccolo. Sì! Sì! Oh, per i TP. E qui non c'è ancora nulla. Ma ci arriveremo lì, Vediamo un po'. Con Sor, perfetto. A chi mangia di più? Ma io sono bravissimo in questo minigioco. Tu non puoi neanche provare a sfidarmi in questo. Sor. Guardate la provata, Sono bravissimo. Ho fatto un po' troppo prima a bere, vabbè. Non c'è problema. Il mio record personale è 51.
Penso che ti ho un po' stracciato, eh. Ma po poco, poco. Qui si chiama Tobu. Top. Pu? Boh, non mi ricordo. Sì, Tobu dovrebbe essere. E qui abbiamo. Oila, quanta roba! Andiamo sul sicuro, prendiamo assolutamente un segreto di Speedo, velocità. Va bene, ora la prossima sfida però sono curioso di vedere contro chi sarà. Qui c'era Goldie e qui chi ci abbiamo? Ah, Zanark Domain. L'ho chiamata, me la sono cercata. Contro la Zanark Domain. E allora nel prossimo episodio di Nozomai 11 Go Strikers 2013 affronteremo la Zanark Domain. E ha delle statistiche. Niente male, è un difensore ma ha un attacco notevole. Quindi reclutiamola, poi penso io a dove metterla, come allenarla, non ci preoccupiamo di questa cosa. Guarda qui, siamo quasi pieni, manca davvero poco. Secondo un rapido calcolo mancherebbero due squadre, tre al massimo, e poi dopo tutti questi giocatori segreti. Tre squadre mancherebbero, più giocatori segreti che troveremo lungo il percorso. Magari, chi lo sa, ci saranno altre squadre di cui però non potremmo reclutare giocatori. Non lo so come andranno a svolgersi le cose, ma lo vedremo molto molto presto. In ogni modo, Cuccio, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate, come sempre, link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!